Storie di fate e di giganti. Gela, crocevia di archetipi e leggende di tutto il mondo. Parte prima. Il gigante di Manfria. Una delle molte leggende che si raccontano a Gela narra della torre di Manfria che ancora oggi domina il mare. Si dice che sia quel che resta di un grande e lussuoso castello che in realtà lì non è mai esistito. Ma sapete come sono le leggende, non danno importanza a certi particolari. In questo maniero, secoli e secoli fa, vivevano un gigante e sua sorella, che era una gigantessa anche lei e che tutti chiamavano la Bella Castellana. Suo fratello era conosciuto come il gigante di Manfria. Nel suo castello egli aveva nascosto un immenso tesoro in oro, argento e pietre preziose. Molti nobili invidiavano il gigante per la ricchezza dei suoi possedimenti, per il suo meraviglioso castello e per il tesoro che lui lì aveva nascosto. Ma nessuno aveva il coraggio di aggredirlo perché la sua forza e la sua abilità con la spada e l'arco erano straordinarie. Ogni giorno il gigante usciva dal suo palazzo in sella un cavallo enorme e faceva il giro delle sue terre per controllare che i contadini eseguissero esattamente i suoi ordini. Quelle terre erano le più fertili e le meglio coltivate di tutta la Sicilia. C'erano olivi, vigne, campi di grano e coltivazioni di carciofi e cipolle e tante altre varietà di frutta e ortaggi. Un giorno il gigante fu colto dalla sete mentre cavalcava sulla collina coperta di boschi di querce secolari. Vide una fonte, si fermò, scese da cavallo, si inginocchiò e si dissetò con l'acqua fresca e pura e poi, alzando il viso, vide una fanciulla incantevole che stava raccogliendo un frutto da un albero di fichi. Per alcuni istanti restò immobile contemplandola, poi si avvicinò. Lei sentì il rumore dei suoi passi e si girò verso di lui, lo guardò e sorrise. Era ancora più bella vista da vicino e lui restò folgorato dalla lucentezza dei suoi occhi. Ma quando le rivolse la parola, lei scoppiò a ridere e fuggì via. Lui la rincorse, ma lei correva veloce e leggera come se non toccasse il terreno. Poi scomparve nell'intrico del bosco e lui non riuscì più a capire in che direzione fosse scappata. La cercò per tutto il giorno e tutta la notte, ma non la trovò e continuò a cercarla nei giorni successivi. Sua sorella, la gigantessa, era molto preoccupata. Il gigante Manfrino non mangiava più, non dormiva più ed era sempre più pallido, triste e smagrito. Lei amava suo fratello e si domandò cosa potesse fare per lenire la sua pena d'amore e le venne un'idea. Organizzò una grande festa alla quale invitò tutti i nobili e i cavalieri che vivevano nella piana di Gela e nei castelli dei dintorni e inviò scudieri a cavallo a consegnare gli inviti. Sperava che anche la donna che aveva rubato il cuore del gigante di Manfria sarebbe arrivata alla festa insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli. La sera della festa arrivarono 100 cavalieri, 10 duchi, 10 conti e 10 marchesi, le loro mogli, le loro sorelle e le loro figlie. Ma la donna misteriosa non c'era. Il gigante di Manfria si aggirava per i tavoli disposti nel giardino di fronte al castello e osservava i nobili e i cavalieri che arrivavano e le donne che erano con loro, sperando di vedere la sua amata. Ma lei non arrivava. Poi d'un tratto la vide. Si avvicinò a lei e lei lo guardò. Lui la guardò e poi le disse: «Io vi amo, donzella». Lei per tutta risposta scoppiò a ridere e corse via. Lui la inseguì, deciso a non perderla per la seconda volta. Lei correva giù dalla collina verso il mare, lui stava per raggiungerla quando lei entrò nell'acqua, solcando le piccole onde che si infrangevano sulla spiaggia.
Lui arrivò in riva al mare e urlò: «Fermati, io ti amo!» Lei allora si girò e lo guardò, fece un piccolo gesto con la mano, il gigante fu colto da una sferzata di vento magico che lo lasciò paralizzato. Non riusciva a muovere neppure un muscolo. Intanto la fanciulla stava scomparendo sott'acqua. Un cavaliere che era alla festa aveva seguito il gigante e quando si rese conto che non si muoveva più, corse a chiamare gli altri nobili e gli altri cavalieri. Tutti assieme gli saltarono addosso e lo uccisero. Poi uccisero sua sorella. Depredarono il castello, scavarono ovunque alla ricerca del tesoro del gigante, ma non trovarono nulla. Questa è la triste storia del gigante di Manfria e del suo amore disperato. Non perderti le altre puntate. Il ladro degli alberi, della foresta, dei cedri. Giganti sotto l'Etna e altri giganti sfortunati. Fate, streghe e divinità crudeli. La dea madre, cacciata dall'Olimpo, si nasconde nelle favole.